Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Sono tornata nella postazione che definirei della merenda. Direi di sì, visto che la prima volta che ho fatto questo video qui abbiamo proprio fatto merenda insieme e oggi ho deciso di tornare qui per fare merenda. Mi sembra un angolino abbastanza carino. Anche in cucina mi piace, però in cucina faccio tantissimi video, quindi ho detto che andiamo un po' postazione. Cosa andrò a mangiare oggi? Allora, innanzitutto questo è un video dove facciamo merenda insieme. Visto che io pubblico sempre i video alle 16, direi che è l'orario perfetto per fare merenda. Le 4 per me è proprio l'orario di merenda, specialmente quando ero bambina. Adesso, per colpa di questa quarantena, ho un po' gli orari sballati, quindi andiamo a letto molto tardi, ci svegliamo di conseguenza un po' più tardi rispetto al solito, il pranzo viene posticipato, mangiamo di solito tra le 2:30 e le 3, ebbene sì, e quindi di conseguenza ceniamo anche tardi, anche la merenda slitta un pochettino. Però oggi tutto sommato qui il telefono, che ore sono? Dai, non è malissimo, sono le 16:45, un quarto alle 5. Su Instagram vi ho chiesto di cosa potevamo parlare oggi, quindi vado un attimo a recuperare la storia, vediamo cosa mi avete scritto, perché non so cosa fare, cioè di cosa parlare. Mi avete detto video ask, quando inizio a fare video su The Sims, quindi un po' di domande, viaggi per il futuro, consigli per chi sta facendo casa, matrimonio, insomma un po' di domande, quindi non c'è un argomento specifico. Cura dei capelli, serie TV, unghie. Allora, per quanto riguarda le unghie, ho già fatto un video in un blog, vi ho fatto vedere come le faccio. E matrimonio ancora, YouTube, vacanze di quest'estate, insomma non c'è un argomento che in tante mi avete richiesto in comune, quindi molto simile. Quindi direi di parlare così un po' a raffica come mi viene e vediamo un po' quel che salta fuori. Allora, innanzitutto però, prima di iniziare con il video, facciamo merenda insieme. Quindi anche voi dovete fare merenda insieme a me, anche voi dovete mangiare. Magari non starete guardando il video alle 4 esatte, magari saranno le 5, le 6, addirittura magari anche alle 8 di sera o le 10. Qualsiasi orario sia, mangiucchiate comunque qualcosa con me, teniamoci compagnia così. Io sono a dieta e metto dieta tra virgolette perché non è che devo perdere chissà quanti chili, che devo fare chissà quali diete particolari per eliminare non so cosa, però ho deciso di mangiare un pochettino meglio, di eliminare tutte quelle schifezze che mangiavo sempre tutti i giorni. Però oggi cosa andremo a mangiare? Una bella fetta di torta, non di più, direi solo una fetta di torta perché è una torta molto calorica. Che torta è? La crepe cake. Ho già fatto la videoricetta che dovrebbe essere già uscita sul canale, in caso ve lo lascio qui nelle schede, altrimenti vedrete il video della ricetta nei prossimi video. La crepe cake mi ha catturata. Su YouTube ho proprio trovato tante varianti di crepe cake, dalla rainbow cake, quindi ogni crepe di un colore diverso, quindi effetto arcobaleno bellissimo, però non mi sono spinta oltre, oppure crepe con una crema particolare, crepe tutta arancio, crepe tutta verde, crepe arcobaleno ma dai colori pastello, bellissima. Però io anche stavolta mi sono lanciata sul classico, quindi ho fatto la mia classica crepe, ho fatto la crema e l'ho farcita. Questa è la seconda volta in realtà che la faccio, dovete sapere, perché la prima volta l'ho fatta, ma avendola tenuta in frigorifero per tanto tempo, la crema si è asciugata tantissimo, o meglio, le crepe hanno asciugato tutta la crema che avevo messo, quindi risultava una torta molto molto asciutta. Stavolta cosa ho fatto? Ho dimezzato le dosi perché comunque l'altra volta era uscita una torta gigante, questa non che sia piccola, però è un pochettino più piccola, diciamo, di quella precedente.
forse anche un tantino più bassa, le crepe comunque sono più piccole, infatti le ho proprio cotte in una pentola più piccola e ho ricoperto tutto con la crema che ho fatto e sopra stavolta ho messo soltanto due fragoline al centro, mentre l'altra volta avevo messo tutte le fragole intorno alla torta. Direi come prima cosa di fare la prova del taglio, quindi andiamo a tagliare questa meravigliosa torta che ha un profumo buonissimo e stavolta non l'ho messa in frigorifero, quindi speriamo bene. Stavolta è morbidissima e la crema, guardate, è bella morbida a temperatura ambiente, quindi mi sa che stavolta ci siamo. Questa trovo sia uscita davvero perfetta. Adesso non resta che assaggiarla. Yummy! Sono troppo soddisfatta che devo per forza fare una foto per Instagram Stories perché è troppo bella. Quindi facciamo una bella foto. Ovviamente non può mancare da bere, però in questo caso vado sul classico acqua naturale. Bevo sempre l'acqua naturale. Dovete sapere che non sopporto l'acqua frizzante. Non mi piace proprio, non riesco a berla. Se capita che sono al ristorante, magari con tante altre persone, e in tavola è rimasta solo l'acqua frizzante, io devo per forza ordinare al cameriere quella naturale, perché non ce la faccio berla. È incredibile, ma non la sopporto proprio. Sicuramente me lo chiederete, questa l'avevo presa, non la sto chiudendo bene, l'avevo presa da Casa Shop, sto bagnando tutto. Dicevo, l'avevo presa da Casa Shop ed è a forma di gelato. Guardate che meraviglia. C'è una luce un po' brutta perché dovete sapere, cioè sicuramente lo saprete, qui accanto a me c'è la finestra grande e qui sono molto illuminata, di qua è un pochettino più buio e quindi c'è questa luce molto forte, però fa niente, bevo un goccio d'acqua. Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi siete come me team solo acqua naturale o se invece non avete problemi a bere anche l'acqua frizzante oppure se non riuscite a bere quella naturale. Comunque direi che è già passato troppo tempo, quindi momento assaggio, vediamo come si taglia questa volta. No vabbè, non so se si riesce a vedere ma penso di no. È molto molto cremosa, non si taglia perfettamente, non so se si è visto la fetta, non sono riuscita a tagliarla perfettamente perché c'è tanta crema, meno male. No vabbè, è buonissima. Questa è proprio una bomba. Finito il video la porto anche ai miei cognati che abitano qui accanto a me, perché a volte me lo chiedete perché vedete altri cani oppure in un video avete visto una bambina e la mia nipotina. Abitiamo vicini, praticamente attaccati, e il giardino è in comune, quindi per questo motivo a volte quando sono in giardino vedete anche altri cani oltre a Gioia e Mocha, però i nostri sono soltanto loro due, gli altri sono i nostri vicini di casa. È troppo buona. Comunque la crema come l'ho fatta? Come l'altra volta. Comunque si sta impappolando tutta, non so cosa riusciate a vedere. Mi mancavano però i dolci così perché... allora, andiamo con ordine. Perché sto parlando, però... Allora, partiamo dalla crema. La crema come l'ho fatta? Mascarpone, panna e zucchero a velo. Comunque ripeto, se ho fatto la ricetta sicuramente avrete visto le dosi e tutto quanto. Ed è buonissima, resta molto cremosa, proprio buona. Però stavolta l'ho alternata con uno strato di crema normale, quindi mascarpone, panna, e uno strato di crema con mascarpone, panna e Nesquik. Praticamente cosa ho fatto? Dalla crema che ho ottenuto ho diviso la crema in due. Una l'ho lasciata normale, mentre nell'altra crema ho aggiunto un cucchiaino abbondante di Nesquik. Ho mescolato per bene, quindi ho fatto uno strato di crema con Nesquik, normale, Nesquik, normale, Nesquik, normale. E c'è giusto quel tocco molto leggero di Nesquik, perché non ho voluto esagerare, ho paura poi magari di metterne troppo. Quindi ho messo soltanto un cucchiaino. Ed è buonissima. Mangio anche la fragola, tra l'altro le fragole sono uno dei miei frutti preferiti.
Per quella panna, figuriamoci. Questa è una bomba. Questa è proprio una bomba. Io comunque ultimamente sto sfornando torte su torte, ma non credo di essere l'unica, anzi, perché nelle storie vedo un sacco di persone che pubblicano torte oppure qualcosa di salato, qualsiasi piatto. Comunque tantissime persone sono in cucina a cucinare, a sfadellare in questo periodo, perché altrimenti cosa si fa? Ci si stufa. E ho visto di quei piatti, di quelle torte, di quei biscotti impressionanti, bellissimi, e sembrano anche buonissimi. Quindi anch'io di conseguenza, nonostante appunto siamo a dieta, che poi ripeto non è una dieta vera e propria, ma è semplicemente un mangiare più salutare, semplicemente quello, quindi abbiamo un po' eliminato tutte queste cose, però se si mangia una fetta, due fette, non succede niente comunque, cioè ce le concediamo senza nessun problema, sgarriamo ogni tanto nel nostro piccolo, è una cosa sicuramente comunque che non facciamo tutti i giorni, perché altrimenti è inutile. Vorrei davvero farvi assaggiare questa torta, vi prego, provate a farla. Se vi piacciono le crepe, se vi piacciono le torte pannose, vi piace di sicuro, quindi fatela. E poi taggatemi nelle storie, così riposto poi le vostre storie sul mio Instagram Stories. Comunque, in tutto ciò, io ho quasi finito la torta, mi manca giusto un boccone, e non ho risposto a nessuna delle vostre domande. Vediamo un po' cosa posso rispondere così velocemente. Magari è cambiata l'inquadratura, perché si è stoppata la videocamera, con la memory card piena. Stavo dicendo che credo di non aver mai fatto una diretta, effettivamente. È vero, in tutti questi anni forse... No, penso di non averla mai fatta, è vero, è vero. Sarebbe carino farla una volta. Viaggi per il futuro, forse l'anno prossimo, perché quest'anno mi sa tanto che si salterà. Allora, noi non abbiamo assolutamente niente in programma per quest'anno, in realtà. Quindi non so se andremo da qualche parte, boh, penso, non lo so, bisognerà vedere come, se la situazione andare quest'estate sarà migliorata, mi auguro di sì, perché mancano ancora un sacco di mesi, quindi mi auguro davvero con tutto il cuore che migliori la cosa, però non so quanta gente in realtà abbia voglia e abbia anche coraggio di prendere e partire di nuovo subito così dopo pochi mesi da insomma questa situazione, sempre se appunto quest'estate ne saremmo usciti. Abitate lontano dai vostri genitori? In realtà no, abita molto vicino ai suoi genitori, stesso paese, e abita circa i suoi abitano a due vie dalla nostra, quindi in realtà comunque in questa situazione non ci stiamo vedendo, però sono molto vicini. Mentre invece i miei non sono in realtà lontani, abbiamo come circa 15 minuti in macchina tra casa mia e casa dei miei, quindi in realtà sono vicini anche loro, però in questo momento non possiamo muoverci, quindi non li ho più visti. Dal 6 marzo, una cosa così, comunque l'ultimo giorno che sono andata a lavorare praticamente. Mi chiedete tantissime di farvi vedere il giardino, di farvi vedere la parte esterna della casa. Ho fatto un video, l'ultimo che è uscito, dei divanetti, come ho arredato il portico, ve lo lascio qui nelle schede se ancora non l'avete visto. Nel frattempo mangio l'ultimo rimasuglio di torta e fatemi sapere cosa state mangiando voi o cosa avete finito come me di mangiare adesso. A tal proposito, per quanto riguarda il giardino, abbiamo in programma, o meglio, in realtà doveva venire in questo periodo esatto, quindi inizio aprile, il giardiniere, perché abbiamo deciso di mettere la siepe su due lati della casa, quindi un lato dove la casa si affaccia diciamo sulla strada comunale e un lato che invece si fa confine con il vicino. Abbiamo scelto tutto, abbiamo scelto la siepe, abbiamo scelto anche i sassi da mettere sotto, anzi li ho scelti io, per fare una piccola aiuola, ho in mente due o tre cosine per farla carina. E sarebbe dovuto venire questa settimana, comunque inizio di aprile, ma ovviamente per questa situazione
tutto è stato posticipato, chissà quando avremo la nostra amatissima siepe, che tra l'altro a me piacciono davvero tanto, perché trovo che la siepe vada a creare quella privacy in giardino che personalmente ci deve essere tra una casa e l'altra, o tra la strada e la casa privata. Chissà quando verrà a farcelo. In caso, sicuramente su Instagram Stories, magari in qualche video, vi farò vedere poi i lavori finiti, magari un prima e un dopo, per farvi vedere la differenza. E non vedo l'ora. Comunque, ultima domanda. Dai, penso che praticamente non ho risposto quasi a niente, perché mi sono quasi dimenticata di vedere le domande. Consigli per chi sta facendo costruire casa, cosa hai trovato indispensabile e funzionale? Allora, voi sapete ormai che io parlo tantissimo della casa, anzi questo ormai è diventato l'argomento principale del mio canale. Quando ho aperto il canale trattavo solo ed esclusivamente di make-up e beauty, e anche di fashion, quindi facevo vedere i vestiti che compravo. Ancora adesso, se li compro, mi capita di farveli vedere. Però il canale si è incentrato molto sull'argomento casa, quindi pulizie, arredamento, come tenere una casa ordinata, come sono andata ad arredarla, cosa ho scelto per la casa, cosa invece ho preferito non mettere, insomma tutte queste cose. E vedo che questo argomento vi piace molto, poi tocca tantissimo anche a me adesso in questi ultimi anni. L'argomento casa, interior design, mi ha proprio affascinata e rapita, e per questo motivo sto portando adesso questo genere di argomento, questo contenuto principale sul canale. Quindi mi fate tantissime domande anche dedicate alla casa ormai. Cosa hai trovato indispensabile e funzionale? Allora, sicuramente la lavanderia. Dovete pensare alla lavanderia, quindi ricreatevi una piccola stanza, perché non serve chissà cosa, basta giusto un piccolo angolino, un piccolo stanzino dove mettere la lavatrice, l'asciugatrice se volete acquistarla, e magari un mobiletto dove tenere magari la biancheria sporca. Secondo me davvero la lavanderia è molto importante in una casa, che sia una casa su un piano, che sia un appartamentino, che sia una casa su più piani come ad esempio la nostra, però la lavanderia secondo me deve assolutamente esserci, come deve esserci secondo me l'impianto di raffreddamento della casa. Quindi un po' come viene fatto per il riscaldamento pavimento, creare, cosa che noi non abbiamo fatto, ma col senno di poi mi sarebbe tanto piaciuto informarmi e farlo in modo un po' diverso. Però la casa, la nostra era già fatta, c'erano già anche gli impianti per mettere i classici condizionatori, quindi abbiamo messo quelli. Però ultimamente le ultime case, quelle nuove, le stanno facendo con un impianto di raffreddamento nella parte alta delle mura, e trovo che sia esteticamente molto più bello da vedere, perché non si vedono i condizionatori come quelli classici, insomma, fissati al muro, ingombranti, insomma, un po' bruttini da vedere. Anche se ho cercato di prendere quello più minimal, pulito, lineare possibile, bianco, così si confonde un po' con la parete. Però se potete scegliere ancora come farlo, mettete il classico, cioè mettete l'impianto di raffreddamento, penso si dica così, così sarà tutto l'interno delle pareti, non si vedrà nulla, ci saranno soltanto delle griglie che butteranno fuori durante l'estate, che non vedo l'ora che arrivi l'aria fresca. Quelle sono sicuramente le due cose secondo me da prendere subito in considerazione, e anche ovviamente il riscaldamento pavimento. Per me è importantissimo averlo a pavimento, perché è bellissimo, poi io chiamo camminare scalza, è bellissimo camminare a piedi nudi, comunque con le calze in giro per casa, e avere il pavimento bello caldo è una sensazione favolosa. Quindi queste tre cose importanti, poi il resto viene da sé. Fate le cose con calma, non partite come un fulmine, perché poi vi pentite sicuramente. Io ad esempio in camera da letto non ho fatto niente, perché ho preso soltanto il letto, la cassettiera e non c'è nient'altro. Non mi piace come adesso, cioè non mi convince, mi sembra molto anonima la camera, non mi fa impazzire, perché è proprio basic, una classica camera con letto, cassettiera, non ho l'armadio perché ho la cabina armadio, però molto molto semplice. Vorrei qualcosa di più originale, con carattere, ci sto pensando. E la mia idea sarebbe quella di fare un domani, quando la cabina armadio dovremo eliminarla, perché quella nasce come cameretta, quindi ci servirà come cameretta,
La mia idea è quella di creare una cabina armadio, non dell'IKEA, ma proprio una cabina armadio un po' più di qualità, in camera da letto, magari con una bella vetrata, però sono tutti progetti che ho così e non mi sono mai messa con un professionista a parlare chiaramente di questa cosa. Quando verrà il momento, sicuramente la camera da letto è la prima cosa che voglio andare a rinnovare e modificare, perché adesso è proprio semplice. Nulla, direi che questo video può anche terminare qua, perché mi sa che come sempre ho parlato a raffiche e non mi sono mai fermata, quindi stop, muta, basta, smettila di parlare. Spero che il video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia come sempre. Se è stato così, mi raccomando, spolliciate, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. Un grandissimo bacione, a presto, ciao!